Se grazie, sì. Poi c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Un altro intervento? Assoluto, ma tutta la prima cosa sta a dire. Sì, se diciamo la presenza di lui, prego. Io credo che buona parte dei problemi delle linee del Piemonte, specie del sud, arrivino dalla Liguria, non è per fare. Bisogna stare molto attenti a cosa fanno le altre regioni anche. Perché a me risulta che l'Api Savona è praticamente appunto un percorso alternativo, come ha magistralmente dimostrato il Giancore, e poi ma alternativo non solo alla linea costiera, alternativo anche alle autostrade. E a me risulta che l'assessore. La collega Rabonino, la Paita, l'assessore Paita della Liguria, abbia speso 160.000 euro per uno studio di fattibilità dell'autostrada Carcere-Predosa, che guarda caso va proprio nella direzione della linea ferroviaria di cui si parlava poc'anzi. Allora, qui il punto, bisogna arrivare a questo punto qua, cioè fare le scelte, o si fanno le autostrade, o si fanno le ferrovie, o si fanno funzionare. È il punto, Non possiamo risolvere solo in primo. Grazie. Rettifico, addirittura l'azienda per questa. Ah certo, poi sono mille varianti, poi c'è la spartizione, da una parte un partito sostiene un'opera, dall'altra, beh, insomma ce n'è. Ma stiamo attenti alla Liguria anche, qui siamo a nord, ma noi del Basso Piemonte dobbiamo stare molto attenti alla cosa fanno le Liguria. Grazie. Grazie. Solamente la questione politica fatta con i metodi che si è detto prima.
prima, qualcuno ha chiamato i metodi non violenti, ma ci mancherebbe che non fosse così, però devono essere metodi che si fanno vedere. Quindi, a giugno avevamo fatto qualche azione e un po' aveva funzionato, io ricordo alcune avevamo fatto una manifestazione che comunque aveva ottenuto un discreto successo, poi c'erano state le critiche di qualcuno, secondo me, in generale sui giornali, però lo credo. La giornata del Consiglio regionale era stata anche quello un buon successo, e secondo me è stato importante perché era una cosa che facevamo tutti insieme. Allora il problema, secondo me, nei prossimi giorni, nel prossimo mese, sarà che cioè, la situazione nazionale sappiamo benissimo che è molto difficile, quindi ci saranno tantissime altre istanze. Allora la nostra ha la sua dignità, l'importante è giocarla tutti insieme. Ce la facciamo un comitato per volta, non servirà molto poco. Quindi ripeto, secondo me, vogliamo pensarci rapidamente nei prossimi 2-3 giorni, sentiamoci di a me, però l'idea di fare, di salire sul pullman tutti insieme, con lo zaino, con il passeggino e quant'altro, secondo me è eccezionale. Cioè se il giorno 15 settembre lo facciamo tutti su quelle linee lì, io credo che ha una buona risonanza e che possiamo giocarci delle carte importanti. La cosa fondamentale è cercare di farlo con gli studenti. So che non è facile, qualcuno dice se c'è un po' di facilità, eccetera. Secondo me è vero fino a un certo punto. Se riusciamo ad avere questa massa di notevoli di utenti del treno che si ritrova e riusciamo a contattarla, è una buona idea. Quindi ripeto, decidiamoci rapidamente adesso, nei prossimi 2-3 giorni, l'attività, proponiamo una data, non so se siamo tutti qua, qualcuno forse è andato via, allora molto anche senza dare nessuna ordine a nessuno, ma molto semplicemente proponiamo una data e per quella data lì immaginiamoci anche solo una cosa come si è detto prima, secondo me ha già una buona efficacia. Grazie. Sì, noi siamo dentro, ecco, io non vorrei scavalcare nessuno, per carità, però secondo me dobbiamo cominciare ad essere più attivi, vederci di persona e non solo facendo comunicare. Adesso ti lascio la parola anche al Giger Borri, approfitterei per chiedere ai comitati che sono ancora rimasti di, a parte Trenovivo che ormai è stato scritto esatto, di lasciarci dei riferimenti non solo di mail ma anche telefonici, magari sul foglio che avete lì davanti, e così cominciamo a fare delle iniziative assieme come il Flash Mob. Grazie. Io volevo solo semplicemente ricordare a tutti che esistono delle armi con gli esplosivi, con i proiettili, ma non difendo di ammazzare delle persone. Ci sono delle armi che non uccidono persone, ma anzi le promuovono. E queste armi in democrazia si chiamano firme. La Costituzione dice che 50.000 elettori possono fare una proposta di legge. Una proposta di legge sottoscritta dalla maggioranza assoluta degli elettori o la maggioranza qualificata come dei 2/3, se non c'è il dettato legale, quindi della Costituzione o di leggi che da essa derivino, che espressamente lo dice come approvata, moralmente è approvabile. Non è diritto, ma penso che possa fare seria giurisprudenza la firma della maggioranza assoluta o meglio ancora qualificata della popolazione per promuovere una legge, l'arma della democrazia che ha 2500 anni. Prego, se poi c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa. Ciao a tutti, io faccio parte anch'io di quelle linee, una delle più spiegate della CEOMEA, e abbiamo fondato un coordinamento tra sindaci e comitati, vari comitati intorno all'area. Io volevo soltanto